Eccola, è tornata! L'unica rubrica che vanterà prima o poi, un giorno... Adesso ma ancora no. Ben 365 video sui santi, uno per ogni giorno dell'anno. Oggi siamo al video numero 54. Madò, come passa il tempo! Sono tornato qui per parlarvi di un santo davvero speciale. L'anello di congiunzione tra la preghiera e la bestemmia. San Cristoforo Cinocefalo, il santo testa de cane. Ma prima di iniziare... Stop, stop, ferma tutto. Vieni qua, avvicinati. Guarda, Spirito di Verità TV, blog che tratta di fede cattolica, profezie e attualità. 46.900 iscritti. Profezie e attualità, poi, ma che cazzo vuol dire? Allora io mo mi faccio un blog che parla di veganesimo e prosciutto cotto. Comunque quasi 47.000 iscritti, ma continuiamo. Preghiere al Sacro Cuore di Gesù e Maria, un canale dove trovi le preghiere recitate da altre dove non ti fa manca la fatica di dille te. 30.000 iscritti. No, ma vabbè, andiamo avanti. Alberto, il mitico Alberto Caccialanza, canale di ricerca e divulgazione dei messaggi mariani nel mondo, hai capito? Dice, che fai nella vita? Ricercatore e divulgatore dei messaggi mariani. Cioè, questo è rimasto sotto una partita di D&D e non si è mai ripreso, e comunque 27.800 iscritti. Padre Cain, 15.600. Capito che te voglio dire, mo ditemi voi se non è giusto che ve mani in altra estinzione de massa. Quelli dei canali de prima poi da mocco stanno a di siamo arrivati agli ultimi giorni, è la fine del mondo. E per forza! Ma se nel 2023 c'è sta ancora gente che crede ai veggenti, ma tirava almeno un sasso come ho fatto coi dinosauri mi sembra il minimo. Quindi sta a voi, riequilibriamo un po' st'algoritmo con un po' di sano pensiero critico. Ah oh, pensiero critico mortacci vostra, no pensiero cristico. Iscriviti al canale YouTube e fai scrivere pure amici tua, io ho già i sassi pronti sul balcone di casa e fai te. Poi se non ti costa fatica fa due clic in più, c'è sta la pagina Facebook, il profilo Instagram, il profilo TikTok e le live su Twitch, pure oggi che uscite il video alle 17.30. Mo passiamo alle cose facoltative, volendo puoi supportare questa parrocchia con una donazione o con un abbonamento a solo 1,99€ al mese. Nessuno di questi soldi verrà devoluto ai poveri, noi almeno odimo, mica uno spot dell'8x1000 da Chiesa Cattolica. Le vicende di San Cristoforo sono collocate nel III secolo, pare infatti che egli morì nel 250 d.C., secondo una agiografia. E come in diverse agiografie che parlano della vita di santi martiri, San Cristoforo ne condivide con loro l'attitudine. L'attitudine a non esistere. È paradossale come questa religione di verità sia piena di personaggi immaginari. Ma San Cristoforo, a differenza dei suoi colleghi, ci tiene proprio al suo status di figura leggendaria. Infatti, secondo la tradizione, tra le sue caratteristiche ce n'era una appena un po' particolare. Aveva una cazzo di testa di cane. È così infatti che viene rappresentato nell'iconografia ortodossa, questo almeno fino al XVI secolo, quando il suo culto venne bandito e tutte le sue immagini distrutte. Non tutte, per fortuna. Vennero distrutte soprattutto le iconografie ufficiali, ma la gente continuava a fabbricarsene di proprie, simbolo che in quel santo ci credevano. La genesi del personaggio è variegata, per la maggiore va la versione in cui sia nato proprio con la testa de cane. Egli infatti faceva parte di una delle diverse popolazioni mostruose che imperavano nell'immaginario del passato, dove oltre i cinocefali apparivano anche i più famosi ciclopi, ma anche i meno conosciuti sciapodi. Ma che cos'è? Ma non può essere un popolo? Ma che cazzo? Ma c'è solo un enorme piede gigante, ma perché? Sembra che vivessero in India e nei periodi caldi solevano sdraiarsi a terra e farsi ombra con il loro enorme piede. Poi ci stupiamo se la gente ha creduto che un tizio resuscitava. Ma aspetta, perché oltre agli sciapodi c'erano pure i blemmi. Cioè, i blemmi. Cioè, ma come fai a credere a sta roba? I blemmi. Ah, pensate, ce li cita anche nel suo trattato enciclopedico naturalistico Plinio il Vecchio. Plinio fu anche uno storico morto nel 79 d.C. Egli era un noto conoscitore delle vicende palestinesi e sapete chi è che non cita mai nemmeno De Striscio? Già, proprio Gesù e i suoi super amici di cui non ha mai sentito parlare. Però cita i blemmi! Cioè sta roba all'epoca era più famosa di Gesù, i blemmi! No, io sono sconvolto, cioè i blemmi! Cioè,
Ci devo fare una maglietta, i blemmi. Nel primo secolo, blemmi 1, Gesù 0. Altre origini di San Cristoforo parlano di lui come di un ragazzo bellissimo, ma bello bello, tipo me. Questa sua bellezza faceva sì che ogni donna gli si voleva concedere. E lui, per non cadere in tentazione, perché, oh mio Dio, il sesso con una donna che cosa raccapricciante, chiese aiuto a Dio, un altro noto omosessuale represso che ripuglia la figa. E gli chiese di fare qualcosa per la sua faccia e Dio gli fece la testa di cane, sbagliando clamorosamente, cioè se sa che le ragazze adorano i cani. Cioè mi fai uno che c'ha il corpo di uomo e la testa di cane, ma c'ha idea di quanto leccano i cani senza nemmeno stancasse? Con qua lingua poi? Ma aspettate, San Cristoforo non era mica solo cinocefalo, era pure gigante. Gigante testa di cane per la versione ortodossa e gigante basta per la versione occidentale, diciamo, più sobria. Perché figurati se crediamo in queste ridicole storielle. Testa di cane, ma chi vuoi darla a bere? Era solo un gigante. In entrambe le storie si racconta che San Cristoforo aiutasse la gente ad attraversare un fiume portandosela sulle spalle. Pare però che un giorno un piccolo bambino si affacciò sulla sponda del fiume intento ad andare dall'altra parte. Cristoforo lo prese senza alcun problema e iniziò la traversata, ma a metà tragitto sentì quel bambino sempre più pesante, tanto da dover confessare una volta giunto dall'altra parte di aver quasi sentito su di sé il peso del mondo. Il bambino lo rassicurò e gli disse: non hai portato solo il peso del mondo, ma anche colui che l'ha creato. Quel bambino era Gesù Cristo, il tizio che sa camminare sull'acqua. Il nome Cristoforo infatti deriva dall'occupazione del gigante e dal suo fortunato incontro con Gesù Bambino, che per qualche motivo se ne andava in giro da solo ad infastidire i giganti che lavoravano. Cristoforo significa letteralmente portatore di Cristo. Incredibile che più si aggiungono informazioni e più tutto risulta credibilissimo. Ma qual è la realtà che si nasconde dietro questo ridicolo santo? Semplicemente in origine la narrazione parlava di un gigante della Cananea. Cananeus in latino. Un termine molto simile a canineus, che significa canide. Ed i cristiani, che da sempre si contraddistinguono per razionalità, spirito critico e attendibilità storica, in epoca medievale devono aver letto qualcosa tipo gigante cananeus. E la prima cosa che hanno pensato deve essere stata: sì, è chiaro, c'aveva la testa di cane, non può essere altrimenti, mi sembra tutto attendibilissimo. San Cristoforo oggi è santo patrono di viaggiatori, pellegrini, camionisti, ferrovieri, alpinisti, facchini, scaricatori, fruttivendoli e giardinieri. E persino invocato contro la peste e la morte improvvisa. Ma se è improvvisa, come fai a invocarlo? Bene, abbiamo giunto anche quest'altro giocatore al bizzarro roster di personaggi pazzerielli. Come Santa Margherita, che mangiava la merda. Santa Caterina da Siena, che aveva le stigmate invisibili e un anello de ciccia de cazzo di Gesù intorno al dito. O semplicemente gente fuori di testa che viveva in cima delle colonne, così scoppiati senza senso. Ed oggi anche un gigante con la testa di cane. È il mondo dei santi! Acchiappali tutti! Gotta catch 'em all.